Ciao a tutti, benvenuti o bentrovati sul canale. Io sono Martina, questo è Mind the Books e questo è il mio wrap up del mese di luglio. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul canale. Con un po' di ritardo arriva il wrap up del mese di luglio, un mese che è stato un po' strano per quanto riguarda le letture, nel senso che ho deciso deliberatamente di leggere soltanto autori italiani. E se mi seguite un pochino sapete che io nei confronti di questi scrittori non sono sempre molto favorevole, cioè non ho avuto delle esperienze di lettura particolarmente avvincenti o convincenti, perciò li leggo sempre con un po' di reticenza, però proprio per evitare di restare vincolata a dei pregiudizi e di dire vabbè, siccome ho avuto delle esperienze negative non leggo più niente, quindi tutta la letteratura italiana contemporanea fa schifo, comunque ci voglio provare. Quindi nel corso di quest'anno e dello scorso anno ho raccolto un po' di informazioni, soprattutto tramite le recensioni dei canali YouTube e dei vari, diciamo, lettori che seguo e di cui condivido i gusti, ho raccolto un po' di questi titoli e ho dato man bassa alla lettura. E vi dico che è stato un mese pieno di flop, ma anche di letture top, quindi c'è stato un certo bilanciamento. Però cominciamo con i flop, che non sono stati pochi e non sono stati nemmeno piccoli flop. Vabbè, partiamo con il primo, andiamo in ordine. Il primo è stato, fra tutti i flop, quello, insomma, è stato un libro un po' deludente rispetto alle mie aspettative, però non da buttare in toto. E il libro è Il giardino di Finzi Contini di Giorgio Bassani, romanzo di cui avevo sempre sentito parlare molto bene, di cui avevo letto soltanto degli stralci, e ora per la prima volta mi sono approcciata alla lettura di questo testo. L'ho letto insieme al gruppo di Valentina Polvere d'Inchiostro, che saluto, e vi dico che di cosa parla questo libro. È la storia di un gruppo di amici che appartengono alla società benestante ebraica nella Ferrara degli anni 30, quando già erano in vigore le leggi razziali, quando non c'era grande libertà d'azione per gli ebrei. Insomma, diciamo che tutta la storia avviene all'interno di questa famiglia, di questa casa, la casa dei Finzi Contini, che è una famiglia benestante, molto altolocata, al punto tale che il padre, il capostipite di questa famiglia, addirittura si pregia di questo appellativo che gli è stato dato, cioè di questa ghettizzazione, perché per lui non è escludente, anzi è un segno di elitarietà, quasi un encomio che gli è stato dato questo marchio. Non è appunto un'esclusione. E i figli di questa famiglia sono Nicole e il fratello Alberto. Il protagonista narratore è un ragazzo di una famiglia amica dei Finzi Contini che comincia a frequentare assiduamente la casa di questi ragazzi, soprattutto durante un'estate nella quale il circolo di tennis che era frequentato da questi ragazzi li esclude, li espelle proprio a causa dell'appartenenza alla cultura ebraica, e loro, per continuare a vivere una gioventù, diciamo, normale, si riuniscono a casa di questi Finzi Contini, che stanno molto bene economicamente e hanno addirittura un campo da tennis in casa. Questo è il succo della vicenda. In mezzo a tutto questo c'è l'amore non corrisposto del protagonista per Nicole, un amore perpetuato in maniera anche esagerata, perché lei gli fa capire in tutti i modi possibili che di lui non ne vuole sapere praticamente niente, ma lui è assillato dalla presenza, anzi dall'assenza di questa ragazza. Due gli aspetti di questo libro che secondo me sono più interessanti, diciamo. Il fatto della casa. La casa è la vera protagonista di questo romanzo, perché rappresenta un po' un baluardo di salvezza, di sicurezza, mentre fuori imperversa la tempesta, questo è l'unico scoglio che rimane stabile, che rimane fermo e che in qualche modo rimane esente da tutto quello che sta accadendo fuori, quindi rappresenta un po' questa sospensione, questo senso di libertà e di possibilità che invece la guerra imminente avrebbe stroncato. Questo è un aspetto che mi è piaciuto, così come mi è piaciuto il fatto che il protagonista continua a frequentare questa casa anche quando Nicole non c'è, perché Nicole spesso e volentieri in casa non c'è, lei studia all'università a Venezia, quindi lui si reca in questa casa ed è come se percepisse un po' la presenza di questa ragazza, anche se lei fisicamente non è lì.
È un po' la sensazione di... Vi è mai capitato di andare a casa di un amico a prendere un libro, a prendere un oggetto, a ritirare qualcosa quando quell'amico non c'è e quindi si respira un po' l'alone della sua presenza anche se lui non è presente in effetti? Quindi mi ha dato un po' questa sensazione. E poi mi è piaciuto anche molto il modo in cui è sviluppato il rapporto fra il protagonista e suo padre. Mi ha ricordato in certi momenti il rapporto fra Holden e il professor Antolini alla fine del giovane Holden, cioè quel rapporto fra un personaggio adulto che rappresenta una figura di riferimento, un po' da guida, che ti deve indicare il percorso da fare quando tu, giustamente, giovane e confuso, non sai bene che pesci prendere e quale direzione intraprendere. Però, a parte questi due aspetti che sono un po' più interessanti, per il resto si tratta di un romanzo molto lento. È un romanzo in cui fondamentalmente non succede niente. Io avevo un'alta aspettativa nei suoi confronti, cioè pensavo che al suo interno ci fossero più fatti, più avvenimenti, che la storia intervenisse in maniera più netta. Invece c'è sì questo contesto comunque prebellico dell'Italia fascista, però gli effetti sono pochi sui personaggi, a parte questa situazione del campo da tennis di cui vi dicevo. Avrei preferito, cioè mi sarebbe piaciuto leggere una maggiore incidenza di quello che stava accadendo fuori sulle vite concrete dei personaggi e poi un romanzo in cui succede qualcosa di più. Se vi piacciono i romanzi d'atmosfera, questo sicuramente ce l'ha tutta, poi è scritto bene, insomma Bassani scrive bene, la prosa è eccellente, però è come se non succedesse mai nulla, quindi tu vai avanti a leggere e ti aspetti che a un certo punto accada qualcosa che non accade, quindi sappiatelo se lo volete leggere. Mi farebbe piacere invece scambiare opinioni con chi lo ha letto e mi mostra degli aspetti diversi, perché io l'ho trovato appunto deludente rispetto alle aspettative, ma comunque tutto sommato un libro non da buttare. Cosa completamente diversa, devo dire, per il secondo volume che vi faccio vedere, che ho letto per un'altra iniziativa a cui partecipo, One Book a Month di Valentina Gamberini, e il libro, mamma mia, allora il libro è Ti prendo e ti porto via di Niccolò Amiti. Io non so da dove cominciare a parlare di questo libro, perché credo che sia una delle letture più brutte che abbia fatto, non quest'anno, ma nel corso di tutta la mia vita. Vi dico due parole precise sulla trama. Siamo a Schiavoscalo, è un paesino inventato che si trova nella Maremma, e in questo paese si intrecciano le vicende di personaggi diversi durante l'estate, in particolar modo due linee narrative, quella che coinvolge il giovane Pietro, un ragazzino di 12 anni che viene da una famiglia sfigatissima, al confronto Oliver Twist e il piccolo Lord praticamente, e lui si ritrova coinvolto in una serie di cose, di avvenimenti, insomma di cose fatte da suoi compagni di scuola, dei bulli di paese che porteranno questo ragazzo a rovinarsi la vita. Oltre a questa linea narrativa ce n'è una seconda che coinvolge il personaggio di Graziano Biglia. Questo è un Latin lover abbronzatissimo, ossigenatissimo, palestratissimo, musicista che ha girato per l'Europa per tutta la sua vita, e ad un certo punto ha deciso nel mezzo del cammin della sua vita che vuole sistemarsi, aprire un'agenzia a Schiavoscalo e sposare una aspirante showgirl del nord Italia che si vuole portare lì. Questa è la linea di fondo, poi tutte queste cose si intrecciano fra di loro. Ora vi dico che per le prime 150 pagine circa mi è sembrato tutto sommato un romanzo accettabile, nel senso che la storia era scritta in maniera scorrevole, certo non è Anna Karenina, però comunque una buona lettura estiva, molto di intrattenimento, molto scorrevole, ma insomma niente di pretenzioso, ma non male. Poi ad un certo punto succede la catastrofe, cioè succedono una serie di cose talmente inverosimili e mal scritte da farmi veramente dubitare cioè io mi sono chiesta perché questo libro ha avuto tutto questo successo, addirittura la biblioteca ha deciso di portarlo fra i classici del 2000, l'ha pubblicato in queste edizioni che stanno uscendo in edicole, che tra l'altro vi dico, per quanto mi riguarda, non mi stanno piacendo per nulla, hanno una copertina che si sporca subito, non lo so se si vede, ma comunque si sporca. Se vuoi fare le copertine bianche, falle con un po' di cura, se no, se sono fatte con materiali veramente scadenti, il risultato è questo. Poi, vabbè, delle immagini che non c'entrano niente con il contenuto, le pagine sono di carta velina, quindi, vabbè, lasciamo perdere sull'edizione. Ma in ogni caso, cioè, succedono delle cose veramente improponibili. Ora, io ve lo devo dire, perciò, sto facendo uno spoiler. Se non lo avete letto o non lo volete sentire, siccome vi sto per dire come va a finire, andate direttamente al minutaggio successivo che è indicato sotto e vi sentite la recensione del prossimo libro. Allora, cosa succede? Ad un certo punto, vi è proprio da ridere, vabbè, a parte che c'è una descrizione di alcuni rapporti sessuali che sembra, non lo so, la trascrizione dei filmetti degli anni 70, quelli con la Fennec, vabbè, terribile. Poi, alla fine,
il nostro protagonista, questo ragazzino, Pietro, di 12 anni, per fatti che non vi sto a raccontare nel dettaglio, comunque uccide la sua professoressa di lettere, mentre lei si trova sdraiata nella vasca da bagno, incinta, con i lunghi capelli rossi che le pendono e galleggiano sull'acqua. Vabbè, come la uccide? Gettando una radio all'interno della vasca da bagno, ma cioè, ci rendiamo conto che già è abbastanza irreale di per sé. Ok, dopo che succede questa cosa, che cosa va, che cosa succede? Lui praticamente si costituisce, a un certo punto autodichiara la sua colpevolezza, viene portato in un istituto e dopo 4 anni e passano, forse di più, sì, perché arriva ai 18 anni che è rinchiuso, gli manda una lettera alla sua amica d'infanzia, la sua amica carissima con cui ha avuto un altro rapporto sessuale fallimentare descritto sempre in quel modo lì. E le scrive che lei deve stare tranquilla, che non si deve preoccupare perché tanto lui adesso esce e è tranquilla perché ti prendo e ti porto via. Cioè, tu, ex amico, ex ragazzino che non si capisce perché a un certo punto per scappare da questa situazione insopportabile del tuo paese che ti opprime, hai deciso di dichiarare la tua colpevolezza come assassino, quindi almeno con questa scusa sei andato via dal paese, rassicuri la tua amica dicendo vabbè stai tranquillo, io sono soltanto un omicida, ma adesso ti prendo e ti porto via. Cioè io come minimo sarei scappata, non lo so, dall'altra parte del mondo, l'avrei denunciato, non mi sembra molto rassicurante come cosa. No vabbè ragazzi, l'opinione su questo libro è assolutamente negativa, proprio a un certo punto l'ho letto soltanto perché volevo capire fino a che punto arrivasse la cosa, ma non mi è piaciuto per niente, anche perché lui in tutta la prima parte cerca anche con un'estrema brutalità di rendere una sorta di atmosfera gretta, cattiva, una violenza ferina di questi ragazzi. Le azioni di questi bulli sono raccontate in modi terribili, fra l'altro schiacciando l'occhio più volte alle novelle di Venta, da cui ha preso delle citazioni proprio a larghe mani, ha attinto proprio alla grande. E poi dopo aver creato tutto questo contesto pseudoverista si esce fuori questa descrizione qui, ma vabbè, io rimango molto perplessa su questa cosa, infatti flop assoluto. Come pure il prossimo libro che vi faccio vedere è un altro libro che mi ha un po' delusa, non tanto quanto Amaniti, però siamo là. Il libro è Dalle rovine di Luciano Cunetta, edito dalla Tunuè. Questo libro era stato candidato come possibile vincitore del premio Strega l'anno scorso, ne avevano parlato bene diverse persone, ho deciso di leggerlo anche perché la trama mi intrigava, molto particolare. Il protagonista si chiama Rivera, è un appassionato allevatore di serpenti velenosi che ad un certo punto gira, con l'ausilio di questi serpenti, un filmino pornografico amatoriale. Non vi dico altro in merito, se non che questo filmino cattura le attenzioni di eminenti figure del mondo della pornografia d'autore e quindi lui viene contattato per entrare in questo mondo, da cui rimane in un certo senso intrappolato, così come tutti gli altri commilitoni che fanno parte di questa cosa. In particolar modo conosce uno sceneggiatore argentino, tale Taipa, mi pare che si chiami, non mi ricordo più il nome precisamente. Comunque questo sceneggiatore ha scritto la sceneggiatura del film Proibito, un film che nessun produttore, nessun regista ha mai voluto realizzare perché è uno snuff, cioè un film nel quale si realizzano torture e omicidi realmente, e questi personaggi in qualche modo vogliono contribuire alla realizzazione di questo film. Ci sono tantissime intromissioni di momenti visionari, di psichedelia e quant'altro, e vi dico perché non mi ha convinto, perché io in diversi punti non ho capito dove volesse andare a parare. L'inizio poteva anche essere buono, ma poi io mi sono perduta, non ho capito chi è il narratore. Probabilmente è un limite mio, c'è questo narratore che parla in prima persona plurale come se fosse una figura che segue da vicino Rivera e dice noi gli stavamo dietro, lui si è seduto al cinema, noi ci siamo seduti due file dietro di lui. All'inizio avevo pensato che fossero i suoi serpenti che lo seguivano, ma poi non sono loro, quindi non ho capito, ci sono troppe cose che non ho capito, troppi punti sospesi. Mi è sembrato un libro che, non lo so, o sono veramente io che non ho abbastanza strutture per poterlo analizzare, o mi è sembrato un libro dove c'è poca sostanza di fondo, e troppa psichedelia, troppe cose lasciate in sospeso senza agganci con la trama narrativa. Insomma, anche qui sono rimasta poco convinta. Se lo avete letto fatemi sapere le opinioni in merito, ma io non sono rimasta convinta per niente. Passiamo alla fase invece dei top, o comunque delle letture che mi sono piaciute, che fortunatamente sono di più rispetto ai flop. Il primo che vi faccio vedere, vi voglio dire due parole su questo, è La vacanza dei superstiti di Franca Valeri, grandissima attrice,
della nostra televisione, del teatro italiano, lei ha scritto moltissimi libri, testi teatrali, e questo invece è una sorta di resoconto sulla sua vita, sulla sua carriera di attrice, scritto a più di 90 anni. Credo che sia il libro scritto dalla persona più anziana che mi sia mai capitato di avere fra le mani, ed è una chicca perché lei ci dà tantissime notizie riguardo la sua esperienza a teatro, ma anche la sua esperienza di donna, e fa dei confronti fra l'essere stata giovane negli anni in cui è stata ragazza lei e l'essere giovani oggi. Scritto in maniera molto pungente, molto divertente, come Il modo di Franca Valeri, secondo me è una lettura che va benissimo per tutti, fra l'altro un libro molto sottile, ci mette a contatto con una grande donna del nostro teatro italiano, ci fa pensare anche a quella fascia della vita a cui si pensa poco, noi siamo portati poco, noi viviamo nell'immanente, pensiamo poco a quello che succederà dopo. E lo pensiamo, quando ci pensiamo, lo pensiamo con commiserazione o con distanza, quindi una bella lettura, assolutamente consigliata. Così come vi consiglio anche Le sorelle soffici di Pierpaolo Vettori, libro molto più particolare, lo consiglio sì, ma non a tutti e non a tutti nello stesso momento, perché è un libro dove si parla moltissimo di malattia mentale. Libro che ho letto per BookTube Italia Legge Indipendente di questo mese, infatti è un libro della casa editrice Elliot, vi lascio qui il link alla scheda così avete il video dove ho parlato in maniera più approfondita soltanto di questo testo. Ultimi tre volumi di cui vi parlo sono state delle assolute rivelazioni, bellissime letture di questo mese. Primo libro, questo è il libro che tutti i lettori dovrebbero leggere, ed è Panorama di Tommaso Pincio. So che di questo libro hanno parlato veramente tantissimi booktubers, tantissimi blogger. Io non l'ho letto subito appena uscito, anche perché, come vi ho detto altre volte, io appena escono i libri non riesco, se c'è troppo chiacchierare intorno a quel libro, a leggerlo. Ho aspettato un po' di tempo ed effettivamente una lettura straordinaria. Il libro è edito dalla NN e racconta la storia di Ottavio Tondi. Ottavio Tondi è un lettore, è un uomo che di mestiere legge. Lui avrebbe dovuto seguire la carriera del padre, che faceva un lavoro molto più quadrato, molto più razionale, però mentre studiava all'università andava alla Feltrinelli e cominciava a consigliare libri agli avventori della libreria, tant'è vero che il direttore editoriale della libreria lo nota e gli propone di diventare un lettore ufficiale. E lui legge, perché quello che interessa a Ottavio Tondi non è tanto leggere per criticare o leggere perché vuole assorbire qualcosa dai libri in quanto detiene velleità letterarie, no, lui semplicemente vuole leggere per l'atto di leggere. Ad un certo punto vengono organizzate addirittura delle pseudoconferenze, comunque degli incontri in cui lui sul suo divano di casa in un luogo pubblico si mette silenziosamente a leggere i suoi libri. È un libro veramente molto particolare, anche perché partendo da questo personaggio così complesso, così sclerotizzato, un personaggio che ha tanti aspetti che non rientrano nella sfera della normalità, che ci fanno tanto riflettere anche sul ruolo in limes del lettore, come il lettore è percepito dagli altri. Ora, questo personaggio a un certo punto si incrocia con una dimensione completamente nuova, quella del social network. Panorama, infatti, il titolo del romanzo, deriva da questo social network al quale Ottavio Tondi si iscrive, ed è una piattaforma che somiglia un po' a Facebook, però è più invasiva, nel senso che questa piattaforma tiene una webcam sempre accesa su uno spazio della casa, e per il regolamento del social network l'utente deve costantemente aggiornare i suoi contenuti, perché altrimenti viene cancellato dalla piattaforma, e non soltanto da questa, non può più accedere al mondo di internet. È un controllo totale, è un controllo costante che viene dall'esterno e che impone anche un autocontrollo personale, un'autocensura, perché se non sappiamo chi ci sta controllando. Comunque, un po' il Grande Fratello di Orwell ce l'ha insegnato, ma anche il concetto della fortezza di Bentham ce lo insegna, è quello che dobbiamo sempre stare attenti a quello che facciamo, perché siamo sotto l'occhio di tutti. È un libro molto particolare che ci fa riflettere tantissimo sul ruolo della lettura, ma anche sul mondo in cui ci troviamo adesso. È ambientato in un'epoca distopica, ma non troppo lontana dal presente. Perché dico distopica? Perché comunque in questa società le librerie e le biblioteche sono state tutte chiuse, non esiste più nemmeno una, e Ottavio Tondi vive vendendo i suoi libri. È un libro che fa emergere anche il ruolo del lettore come martire, come una figura che è
esclusa dalla società, che è vista di cattivo occhio. In questo mi ha ricordato molto i personaggi dei filosofi, dei letterati di Fahrenheit 451 di Bradbury. E, insomma, è consigliatissimo. Io ci ho messo un sacco di segnetti perché ci sono tantissimi, tantissimi spunti su cui riflettere sulla prigione nella quale viviamo, la prigione che è il mondo del social network che ti tiene costantemente in contatto con gli altri. Consigliatissimo, assolutamente. E arriviamo agli ultimi due. Un altro libro bellissimo letto questo mese, ma veramente splendido, è Le streghe di Lenza Vacche di Simona Loiacono. Ne aveva parlato di questo sicuramente Laura della libreria Dietro l'Angolo, e ne aveva parlato in un modo così convincente che lo avevo subito messo in wishlist e l'ho recuperato proprio questo mese, ed è una lettura veramente splendida sotto tantissimi punti di vista. Il libro è scritto da un'autrice siciliana di origine siracusana che lavora però al Tribunale di Catania, quindi lavora nella mia città, e io sono fiera di essere conterranea di questa donna, perché ha inventato una storia veramente bellissima e scritta in maniera eccellente. Il libro racconta la vicenda di questa famiglia di donne che vengono etichettate come streghe. Chi sono le streghe? Queste donne che avevano il desiderio di studiare, di leggere, che amavano la lettura, e per questo venivano escluse dalla società. Vedete come c'è un filo rosso poi nelle cose che leggiamo, anche quando non si vuole, poi si trova. Queste donne, così emarginate dalla società per questa strana ambizione, un po' alla Belle, della Belle e la Bestia, hanno un destino segnato. Una di queste donne partorisce un bambino che è affetto da una grave disabilità. Questo bambino però manifesta un desiderio, il desiderio di andare a scuola, e la vicenda di questo ragazzino si va ad intrecciare con quella di un maestro che da un altro paese del sud Italia si trasferisce in Sicilia e comincia a lavorare in questa scuola. Una scuola degli anni 30, una scuola nella quale vigono delle regole ferree, quelle sancite dal fascismo. Io ho trovato, scritta benissimo la storia, la trama è un circolo perfetto, è intessuta benissimo, e l'ultima parte fra l'altro è scritta in una maniera molto particolare, ma con grande sapienza letteraria. E poi ho trovato estremamente interessante leggere attraverso questa forma narrativa come funzionava la scuola e con quale rigidità funzionava la scuola nell'età fascista. Cioè, ho trovato molto più interessante questo spaccato sul fascismo offerto da questo libro che non quello del Giardino dei Pinzi Contini. Ecco perché vi dico, là c'è poco contesto e molta atmosfera. Qui invece c'è una storia scritta benissimo, una lingua usata perfettamente, tantissimi spunti di riflessione, tra cui quanto una madre si dà da fare quando vuole che suo figlio venga riconosciuto e gli vengano dati i diritti che sono dati a tutti. E poi c'è tantissimo contesto, tanta atmosfera. Io ci ho respirato moltissimo della scrittura di Tomasi di Lampedusa, di Capuana, di De Roberto. C'è molta sicilianità in questo libro, ma non è un libro scritto in dialetto, è scritto in italiano. Però io ci ho respirato molto di quella patina di questi autori. Si respira tanta superstizione, pregiudizi, stereotipi sociali. È bellissimo, è scritto benissimo, quindi è sicuramente un libro che non vi dovete perdere, questo sì. Ultimo libro della rassegna di oggi non è un libro di narrativa, è un libro un po' più divulgativo che tratta alcune tematiche che riguardano l'ambito dello studio e della didattica. È un libro che mi è stato consigliato, insomma non personalmente, però ne ha parlato sul suo canale Lucia di Sentieri della Letteratura. Io la ringrazio perché mi ricordavo delle sue parole, l'ho trovato in libreria qualche settimana fa che sono stata a Ravenna, l'ho comprato lì e l'ho divorato praticamente. È stata una lettura splendida, e il libro è La passione ribelle di Paola Mastrocola, Mastrocola, aiuto, ditemelo come si pronuncia il cognome di questa signora, di questa professoressa, ex professoressa di lettere, appassionata al suo lavoro e scrittrice di moltissime altre cose. In questo libro, che io ho strasegnato perché è veramente bellissimo, affronta con tanta amarezza ma anche tanta passione il problema dello studio. Cioè, lei ritiene che la scuola e l'università non siano gli ambienti più adatti per poter studiare, perché in realtà si tratta di ambienti deputati soltanto a verificare che tu abbia raggiunto determinate competenze, e quindi fare delle verifiche, somministrare delle verifiche, diplomifici, tutti fondamentalmente. E sono delle istituzioni che secondo lei non invitano invece ad approfondire in senso verticale lo studio, cioè ad abbandonarsi alla passione, all'amore per lo studio di un autore, di una tematica, ma ti insegnano soltanto a superare un esame. E io vi devo dire che per molti aspetti purtroppo mi trovo d'accordo con lei, perché è vero che la scuola è diventata un sistema che ti insegna a superare delle prove, a superare dei test,
ma non ti insegna a studiare e men che meno non ti insegna ad amare lo studio, che nel suo senso più autentico implica impegno, implica amore, implica un totale asservimento, nel senso di abbandono a qualcosa che ti rimane e che è assolutamente anti-utilitaristica, cioè non ti serve per raggiungere qualcos'altro, ma arricchisce soltanto te stesso. È amore dello studio per l'amore dello studio stesso. Io ho trovato questa lettura veramente rinfrancante, mi ha ricordato quanto è bello studiare per l'amore di apprendere qualcosa e non per soddisfare le esigenze di un test, mi ha ricordato che devo avere sempre questo in mente anche, oltre a fornire quello che è necessario fornire, perché comunque la scuola è anche questo, però mi ha ricordato che quando si insegna si deve cercare di trasmettere anche l'amore per quello che si sta facendo, quindi una lettura veramente bellissima, non la consiglio soltanto agli insegnanti, sì. Cioè, gli insegnanti la devono leggere, questa, assolutamente, però anche a chi non insegna, anche agli studenti e anche a chi è lontano da questo mondo, è una lettura veramente incoraggiante. Amara in certi casi, però è molto bella. Bene, il mio wrap up del mese di luglio è finito, io vi ringrazio come al solito per l'attenzione, vi chiedo di commentare se ne avete voglia e di iscrivervi alla pagina Facebook e alla pagina Instagram se volete sapere le altre cose che faccio e vi mando un bacione, ci vediamo alla prossima, ciao!